È importante che questa tribuna stampa abbia di nuovo lo splendore che merita attraverso la targa intitolata a mio padre. Quello che per me è veramente bello, è un po' magico in un certo senso, è il fatto che dopo 10 anni ancora si parli di mio padre. E io da figlia so quanto è stato speciale e quanto lo sarà per sempre, però vedere che tanta gente, tanti tifosi, anche persone che non l'hanno conosciuto e tanti colleghi lo ricordano ancora dopo 10 anni e il suo nome è ancora vivo, per me è un segno importante di immortalità. Carlo Iuliano fu il primo giornalista a creare l'ufficio stampa di una società calcistica in Italia. Nello stadio oggi intitolato a Diego Armando Maradona, 10 anni fa venne posizionata una targa per intitolargli la tribuna stampa, targa che oggi viene sostituita e inaugurata in tempo utile per i festeggiamenti dello scudetto a fine campionato. È una targa ancora più grande, ancora più resistente rispetto a quella precedente, proprio come è resistente il papà Carlo Iuliano nei nostri cuori, nei nostri ricordi, perché sappiamo quanto è servito e quanto ha influito nei primi grandi successi e vittorie del Napoli. Quindi ricordo ancora quella quando lui ha ospitato Diego appena arrivato qui allo stadio San Paolo, allora San Paolo. Ricordo le foto, ecco, con Maradona, ricordo anche il saluto commosso di Diego nel momento in cui purtroppo Carlo Iuliano è andato via. Mi piace pensare che anche oggi, nella vittoria del campionato italiano da parte della squadra del Napoli, non è stata soltanto la squadra del Napoli, bravissimi loro, i ragazzi, la squadra, l'allenatore, ma anche la società e tutto quello che c'è dietro, lo staff tecnico, lo staff amministrativo. Quindi è un modo per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato davvero per il bene della squadra del Napoli.